pari gol ed emozioni a Libero Liberati di Terni. Ternana e Virtus Lanciano concludono sul 2-2. Sorpresissima nell'undici schierato da Carmine Gautieri. In attacco gioca infatti Domenico Di Cecco sulla corsia di destra, Falcinelli centrale, Turchi a sinistra. E poi si ritrova la difesa titolare con rientro di Almici e di Amenta. D'Aversa gioca in luogo di Paghera a centrocampo, i sostenitori rossoneri al seguito, e il Lanciano sarà comunque intraprendente. L'abbraccio tra Mimo Toscano e proprio Carmine Gautieri, il fischio d'inizio, sarà un Lanciano intraprendente, come si diceva, contro una Ternana in crisi di risultati. Subito bene il Lanciano con tre tiri tutti ribattuti dalla difesa umbra. E ancora rivediamo questa azione insistita al tiro un po' tutti, ma ribatte la difesa. Attenzione a questo tiro sporco dell'attaccante Litteri, che si dispera per l'occasione andata in fumo, tiro sulla sinistra del portiere Leali. E poi questa l'occasione documentata nel rallenti, il Lanciano si fa vivo con questo tiro telefonato di Falcinelli da fuori area. Il portiere è ben piazzato, risponde la Ternana con questo tracciante debole al lato del portiere Nicola Leali, ma all'improvviso, proprio quando il Lanciano teneva bene il campo, arriva il gol di Litteri. Minuto 39, il pallone spiove in piena area di rigore, ricade proprio dove Litteri è ben appostato. Di Andà in mezzo, Litteri pone nel sacco alla sinistra del portiere Leali. Partita che sembra subito in salita per il Lanciano, eppure la reazione rossonera è rabbiosa. Splendido Turchi per Falcinelli, che propone Domenico Di Cecco. Splendido il fraseggio, e poi nell'angolino basso, e non solo, lo stesso Di Cecco, schierato come attaccante da Gautieri, va in rete di testa, ma il sospetto fuorigioco manda in fumo i sogni lancianesi. A ben guardare le immagini, il ginocchio manda in posizione irregolare Domenico Di Cecco. Nella ripresa altre emozioni, il Lanciano soffrirà per tutti i primi 15 minuti, e vedete questo tiro di Diandà che termina fuori, ma non solo, poi salverà sulla linea ancora Di Cecco, protagonista sia in attacco che in difesa su colpo di testa ravvicinato di Brosco. Bravo Di Cecco a sventare, e poi è bravissimo Amenta a girare di testa, e il miracolo questa volta è tutto per il portiere ternano, che sventa il gol. Vedete, Amenta bene di testa, bravo il portiere. Altra doccia fredda, questo fallo di Aquilanti, calcio di rigore che l'ex di turno Vitale si incarica e va nel segno. Ancora un vantaggio per i padroni di casa, l'esecuzione di Vitale. Ricordiamo il fallo su Litteri di Aquilanti, ma il Lanciano reagisce, e guardate qui cosa fa Falcone, entrato nella ripresa. Siamo al 91esimo, splendido tiro a giro nell'unico pertugio a disposizione. La gioia di Falcone, che col sinistro si porta il pallone sul destro e poi a giro colpisce il 7. Prova di forza del Lanciano e di carattere nell'ennesima sperimentazione gautieriana. 2-2 il finale.